L'articolo originale pubblicato sul Journal of Electroanalytical Chemistry di Fleischmann e Pons, devo dire, era eccezionalmente ben scritto per tutti gli standard usuali della comunicazione. Avevo l'impressione di aver capito di che si trattava. E avevo anche l'impressione di aver capito che la cosa si adattava molto bene alle nostre idee. Dopodiché nel giro di un mese e mezzo scrivemmo un lavoro in cui proponevamo ipoteticamente una possibile interpretazione del fenomeno. Adesso brevemente vi dico qual è. Cioè, è una proprietà dei nuclei leggeri che quando due nuclei leggeri, in particolare due nuclei di deuterio, è un nucleo fatto da un protone e un neutrone, quindi due sono due protoni e due neutroni, che corrisponde al nucleo di elio se si tenesse insieme. Però, dato che a causa della relatività l'energia dell'elio unito è un po' più bassa della somma delle energie dei due deuteri, il processo di fusione dà luogo non a un nucleo di elio stabile, ma a un nucleo di elio, perdonatemi una metafora, bollente, che quindi deve liberarsi di energia, che è proprio l'energia che ha uso sia militare che civile. Come fa a liberarsi di questo eccesso di energia? Adesso ci sono due casi estremi. Il primo è quello che di solito è studiato dai fisici nucleari, cioè che i due nuclei si incontrano da soli, senza connessioni con altri, nello spazio vuoto. Allora non ci sono terzi a cui cedere immediatamente l'energia. Quindi, a causa della conservazione del principio della quantità di moto, il nucleo bollente non può dissipare l'energia mettendosi a correre. Quindi l'unico modo che ha di dissipare questa energia è spezzandosi. E allora può, con uguali probabilità, spezzarsi mandando via un protone oppure un neutrone, o con una probabilità 1 su 1 milione un fotone gamma. Allora, questo proiettile si porta via con sé l'eccesso di energia che può essere catturato dagli astanti sia in forma militare sia in forma civile. E questo è la fusione nucleare convenzionale, quella che si chiama anche fusione calda. Perché si chiama fusione calda? Perché, dato che i nuclei sono elettricamente carichi, per farli avvicinare occorre molta fatica. È vero che quando i nuclei sono entrati in contatto intimo si sviluppa una passione travolgente tra i due, perché le forze nucleari sono un milione di volte più intense delle forze elettromagnetiche, però hanno il difetto che sono a corpo reggio, cioè il raggio d'azione di queste forze, cioè i due nuclei devono entrare proprio in contatto per sentire le forze nucleari. Quando stanno a distanza sentono solo la repulsione elettrostatica. Quindi, per sormontare questa repulsione elettrostatica è necessario dargli un'energia cinetica molto grande. Fatti i conti in termini di temperatura, perché la temperatura è una misura dell'energia cinetica dei componenti del mezzo che ha quella temperatura, corrisponderebbe a 60 milioni di gradi. Quindi, una bella temperatura, che spiega perché questo processo finora è stato realizzato unicamente a fini distruttivi militari. Perché lì questa temperatura elevata, necessaria per far avvicinare i nuclei, proprio la fissione, è ottenuta facendo esplodere una bomba atomica. Allora, la bomba atomica è il detonatore. C'è il deuterio, oppure si possono usare anche altri elementi leggeri, il deuterio è giusto per fissare le idee, e allora c'è un doppio scoppio. Prima un botto di una bomba nucleare a fissione seguito da un megabotto dell'idrogeno che fonde. E questa è l'applicazione militare. Per l'applicazione civile è un problema, perché capite che non c'è nessun materiale al mondo che resista alla temperatura di 60 milioni di gradi. Per cui bisogna trovare dei trucchi per cui i componenti di questi nuclei non toccano mai la parete, sennò la parete sfanirebbe in vapore, e quindi ci vogliono potenti magneti, potenti calamite che tengono confinato
questo numero di nuclei e carichi al centro del recipiente, però nello stesso tempo queste 20 confinate devono agitarsi moltissimo, devono avere, quindi da un lato ci stanno i magneti che li intrappolano, dall'altro potenti laser che gli danno energia, bisogna fare in modo che nessuno di questi prigionieri agitati vada a toccare la parete, capite che è un problema impossibile, non è stupefacente che non sia stato risolto. Per cui concludo questa parte dicendo che questa è certamente l'energia del futuro, nel senso che non avrà mai il presente. E invece ci può essere un'altra strada. Usando una metafora che ho usato talvolta, si può dire che il problema della fusione dei due nuclei è analogo a quello dell'incontro di due candidati amanti, i quali, se riuscissero a sormontare il cattivo carattere che si ritrovano, darebbero luogo a una passione. Allora, come si fa? Allora ci stanno due strade. La strada che vi ho appena descritto, cioè quella della fusione calda, corrisponde allo stupro. L'altra strada è quella della seduzione. Però la seduzione, dato che i due si respingono, non se la possono fare da soli, ci vuole un terzo. E allora, se invece che nello spazio vuoto siamo all'interno della materia, dove ci stanno anche cariche negative, nel caso degli elettroni, non solo cariche positive. Adesso, uso molto la metafora. Allora, è possibile che all'interno di questa materia ci siano degli addensati di elettroni, dei blob di elettroni, i quali svolgono rispetto ai due candidati amanti la funzione della vecchia zia, cioè si siede al centro del divano, si attira uno da un lato, uno dall'altro, vi fa avvicinare, dopodiché sparisce e i due sono incontrati. Ecco, più o meno questa è l'idea che a suo tempo Feynman aveva battezzato con la battuta like, likes, like, per spiegare fenomeni che già erano noti a Feynman, in cui sembrava esserci un'attrazione tra cariche dello stesso segno, invece non era visto. Per esempio, la cosa era stata osservata nei colloidi, in cui si pareva che ci fossero dei livelli di densità superati i quali insiemi di cariche dello stesso segno, invece di respingersi, si aggressi. Vabbè, non entro adesso. Però le nostre idee della coerenza potevano aiutare a capire come questo potesse accadere, e allora potevamo capire perché, se invece che nello spazio vuoto i nuclei di deuterio venivano posti all'interno di un metallo dove quindi c'è abbondanza di elettroni che possono svolgere la funzione della vecchia zia, ci sia una soglia di densità superata la quale i nuclei cominciano spontaneamente a fondere, che era esattamente quello che trovavano Fleischmann e Pond. Cosa facevano Fleischmann e Pond? Prendevano un metallo, nel loro caso il palladio, perché il palladio è tra i metalli quello che sembrava prestarsi meglio, quello che si caricava di più. Si carica di deuterio, dopodiché, quando la concentrazione di deuterio all'interno del palladio superava una soglia critica piuttosto alta e difficile da raggiungere, bisogna dire, perché a temperatura ambiente il deuterio entra facilmente nel palladio, però si ferma a un valore di equilibrio che è 2/3, cioè 2 nuclei di deuterio ogni 3 di palladio. La soglia invece trovata da Fleischmann per la fusione è 1, cioè la soglia è un nucleo di deuterio per ogni nucleo di palladio. Quando si raggiunge questa soglia comincia spontaneamente un processo di fusione analogo alla liquefazione dell'acqua, cioè una transizione di fase. Bene, il difficile del tutto era raggiungere questa soglia di 1. Perché significava andare molto al di fuori dell'equilibrio chimico. E siccome Fleischmann era un bravo elettrochimico, era riuscito a trovare un metodo elettrochimico per cui, impiegandoci 4 settimane, riusciva a portare i suoi calcoli di palladio a quella soglia giusta. Quando raggiungeva la soglia giusta, giù usciva energia in quantità sproporzionata rispetto a qualunque processo chimico conosciuto. Tanto per darvi un'idea,
La quantità di energia liberata era dell'ordine di 500 elettronvolt per atomo, che è una quantità che nessun processo chimico può giustificare. Inoltre c'è l'effetto isotopico, cioè questo avviene solo quando si mette il deuterio, se si usava l'idrogeno normale invece non accade. Quindi questi due elementi facevano sospettare la, la presenza di un processo nucleare. D'altra parte, Fleischer e Pons erano stati anche sufficientemente accurati da verificare se il processo emettesse anche protoni, neutroni, eccetera, e loro verificavano che la quantità di protoni e neutroni emessa era ridicolmente bassa, era un milionesimo circa di quella che si poteva prevedere sulla base degli, dei metodi tradizionali di fusione. Quindi, essendo un milionesimo, era compatibile con zero. E loro scrivono esplicitamente che quindi si tratta di un nuovo tipo di fusione, non riconducibile. Paradossalmente, questa precisazione molto accurata è stata usata a loro danno, perché alcuni critici, che a questo punto non posso dire che fosse di buona fede, dicono: ah, ecco, loro hanno, hanno fatto delle misure di protoni, di fotoni gamma, eccetera, ma queste misure non tornano, non sono giuste, sicuramente non erano protoni, non erano, a maggior ragione. Cioè, Fleischmann e Pons non avevano usato i risultati di queste misure per dire che il processo era una fusione vecchio stile, l'avevano usato proprio per dire il numero di protoni e neutroni è così basso che non può essere una fusione vecchio stile. Se voi non mi dite che è addirittura zero, meglio ancora. Quindi notate che questo per anni è stata la principale critica che era stata fatta, insieme alla cosiddetta non riproducibilità, perché un certo numero di laboratori annunciavano che avevano provato a ripetere e non c'erano riusciti. Gli articoli pubblicati, smentita, pubblicati dopo, riportava il dato del caricamento, cioè riportava a che livello di caricamento di deuterio erano arrivati, non si era andati pure di misurarlo. Allora sembra un processo del tipo che uno arriva e dice: sapete, ho inventato l'acqua bollente. Ah sì, e cos'è l'acqua bollente? E che voi sapete l'acqua, a un certo punto comincia a fare bolle, escono nuvole di vapore, eccetera. Ah, e come si fa l'acqua bollente? È facile, accendere, mettere un fuoco sotto la pentola e dopo un po' del vapore. Ah, voglio provare anch'io. Allora, prendo il pentolone di 10 litri, accendo un fiammifero, lo metto sotto la pentola, hai visto? Proprio, sei un truffatore. È chiaro che la composta si raggiunge a 100 gradi, se tu hai raggiunto con gli altri 60 gradi, è ovvio che l'esperimento non è stato riprodotto, per cui si può concludere che nella fisica nessun esperimento è mai riproducibile purché sia condotto con sufficiente incompetenza. Però il problema è: si tratta di incompetenza o c'è dell'altro? Ci furono alcune cose che all'inizio ci insospettirono un poco, però le mettendo da parte. Una era questa: nello stesso articolo di Fleischmann e Pons veniva citato, e conoscendo l'accuratezza di Fleischmann, il fatto che l'abbia citato non doveva essere a caso, li citava come episodio strano che una volta, una notte in cui non c'era nessuno in laboratorio, la cella che era sotto caricamento era misteriosamente esplosa, determinando i seguenti danni che erano accuratamente riportati nell'articolo: distruzione della cappa sotto cui stava la cella. La cella aveva determinato, che era grande più o meno un litro, aveva fatto un buco nel tavolo su cui era appoggiata, aveva sfondato il pavimento ed era stata ritrovata un piano più sotto. Allora lo cita come un caso in cui si doveva essere verificato un processo ignition, dice, no? Cioè il catodo aveva avuto un'ignizione non meglio specificata. Siccome questo caso era accaduto un'unica volta, non è stato riprodotto, ma non sappiamo cos'è.
Dopodiché non ci interessammo alla cosa e dopo 3-4 anni Giuliano trovò, e questo fu il suo exploit, un metodo diverso e nuovo di caricamento in cui usava un processo fisico che è noto ai fisici come effetto Bell-Aronoff. E l'idea era questa: dato che il processo era possibile solo se si verificava quel processo che i fisici chiamano coerenza, che vuol dire che tutti i componenti del sistema si muovono all'unisono come in un corpo di ballo. Adesso si può dimostrare che quando si ha a che fare con un sistema coerente in questo senso, il sistema è capace di sentire, cosa che stupisce gli elettrotecnici ordinari, il potenziale ma non necessariamente il campo, cioè il campo elettrico e magnetico è una grandezza che è una funzione matematica folta di un'altra grandezza che si chiama il potenziale, e si dice comunemente che il potenziale è una grandezza matematica ausiliaria che non viene direttamente misurata, di cui si misurano solo le derivate spaziali e temporali, cioè le variazioni, diciamo così, ma non in sé, se non si può misurare. In fisica quantistica invece l'effetto Bell-Aronoff mostra che si può misurare anche il potenziale, purché il sistema di misura, diciamo così, del rivelatore, sia un sistema descritto da un'unica funzione, cioè sia che abbia una funzione. Allora Giuliano pensò: il nostro insieme di nuclei di deuterio deve essere, se no la teoria non funziona, un insieme coerente. Benissimo. Allora, noi lo possiamo influenzare usando l'effetto Bell-Aronoff. Cioè, se io gli applico un potenziale elettrico negativo, siccome questo potenziale si va a sommare al potenziale chimico, io lo abbasso in questo modo di potenziale, quindi abbasso la barriera. Allora, come risultato? Fatti i conti, passavano 2-3 volt di potenziale. Allora, se io devo dare quindi un potenziale ma non un campo, perché se do il campo produco una corrente, la corrente riscalda il conduttore e il riscaldamento prodotto distrugge la coerenza. Allora l'idea è: usiamo un filo. Il filo ha una resistenza molto grande, quindi la corrente che corrisponde al lato voltaggio sarà una corrente molto grande. Allora, in questo caso, ai capi del filo mettiamo un potenziale negativo, cioè vuol dire che il polo positivo viene messo a terra, e quindi vuol dire che lungo tutto il filo c'è un potenziale negativo. Questo potenziale negativo quindi si sottrae al potenziale chimico e abbassa la barriera. Risultato: il tempo di caricamento passava da 4 settimane a 5 minuti. E con questo exploit che venne sperimentalmente verificato, noi fummo in grado, senza spendere le settimane e i mesi necessari negli esperimenti precedenti, a ottenere il risultato. Questo venne fatto a Milano e poi fatto meglio a Foscari. Ecco, e quindi la cosa funzionò. Dopodiché ci fu un esperimento interessante, di cui è molto più esperta di me Antonella Lindini, che è il seguente. A Frascati, a differenza che a Milano, invece di fili usavamo delle lamine estremamente sottili, dato che erano estremamente sottili la resistenza era lo stesso. Allora, queste lamine vennero mandate dopo gli esperimenti a Pechino, dove esisteva un laboratorio che era in grado, usando tecniche particolarmente sofisticate, di esaminare lo stato del metallo dopo la fusione. Allora, venne messa in rilievo una struttura a macchia di leopardo, cioè in cui c'erano delle parti vergini in cui non era accaduto nessun processo nucleare, evidentemente, e in cui il 99,99% dei nuclei era ballando. E questa fu una verifica dell'onestà del venditore, perché ci aveva venduto i palladi garantendo al 99,99% il laboratorio cinese conferma che il materiale vergine era il 99%. Invece c'erano le macchie di leopardo, che erano zone estremamente dissestate del reticolo del metallo,
le fotografie prese al microscopio elettronico sembravano le fotografie delle stazioni ferroviarie dopo un bombardamento aereo della quale fanno vedere sui libri della seconda guerra mondiale, tutto dissestato. Benissimo, quello che si osservava era che il 10% dei nuclei presenti dentro queste macchie di leopardo era nichel. Nichel era circa mezzo all'anno. Cacchio, è successa una fusione, è una fissione. E come può essere successa una fissione a questo punto? Che idea c'è? Ne discutemmo un po' e avanzammo la seguente proposta di spiegazione. Allora, l'energia che viene rilasciata nella fusione di questo tipo qui, che siccome avviene a temperatura ambiente, viene chiamata freddo. Allora, i nuclei fondono e cedono l'eccesso di energia al campo elettromagnetico che già esiste in loco, che tiene il coerenti, perché questi non sono nuclei isolati nello spazio, sono nuclei oscillanti in fase con un campo elettromagnetico. Questo campo elettromagnetico stesso è il candidato naturale a prendersi l'energia liberata dalla fusione nucleare. Allora, questa energia in che forma appare? Inizialmente in un'eccitazione che ha la frequenza dei raggi gamma, che è l'energia che corrisponde alla fusione. Però questo dura solo un tempo dell'ordine di 10 a meno 20 secondi, poi questa energia viene trasferita ai domini di coerenza degli elettroni del metallo, quindi scende di frequenza rapidamente, diventando visibile, infrarosso, eccetera. Benissimo. Però c'è un breve intervallo di tempo, 10 a meno 20 secondi, che è il tempo tipico delle reazioni nucleari, in cui questo campo elettromagnetico ha la frequenza dei raggi gamma. In questo intervallo, questo campo può indurre reazioni su nuclei presenti. Tipicamente, siccome un campo esteso, un campo coerente, scuote. Quindi non è una fissione come quella indotta dai neutroni, in cui arriva il neutrone in una particella, spacca, perché va, come dite voi a Roma, andò corio corio, arriva, il nucleo viene spezzato in parti che separatamente non sono necessariamente all'equilibrio, per cui i due frammenti prodotti sono frammenti radioattivi. In quest'altro caso invece il nucleo viene scosso, per cui invece che rompersi si schioda. Dato che, secondo le più accorsate teorie di fisica nucleare, i nuclei sono delle configurazioni di shell, le shell sono dei sottonuclei, diciamo, delle shell di cui il nucleo è. Allora, è come se fosse un pezzo avvitato, diciamo così, allora questo scossone svita le viti, fa cadere le viti e il nucleo si separa in parti che sono separatamente all'equilibrio. Quindi in questa fissione non c'è radioattività primaria. Ovviamente, siccome però l'energia di legame è emessa in forma di radiazione gamma, questa radiazione gamma colpisce la materia circostante e la rende radioattiva. Quindi c'è una radioattività secondaria, non primaria. Benissimo, questa era l'idea che ci eravamo fatti. Però a questo punto Martin Flaxman, che era al corrente quello che noi facevamo, che eravamo in contatto quotidiano, cominciò a pronunciare delle parole strane, cioè cominciò a pronunciare la parola uranio. E lui lo disse esplicitamente: che succede se invece di usare il palladio si usa l'uranio? Era come se lui fosse a conoscenza di un segreto, probabilmente dato che chi lui so per certo che ha avuto dei contratti militari con quasi tutti gli scienziati anglosassoni delle università angloamericane, e prassi corrente che gli scienziati hanno contratti, non necessariamente su armamenti. Per esempio, io so che Fleischmann ha lavorato per la marina inglese studiando la corrosione dei metalli dei siluri nell'acqua. Questo è uno studio pubblico che ha fatto. Però può darsi che la sua esperienza sia stata richiesta anche per altre cose, siccome quando uno ha questi contratti deve giurare il segreto, secondo una persona d'onore, evidentemente avendo giurato non
non poteva violare il segreto. Però, simultaneamente, essendosi anche reso conto della portata delle cose che aveva condotto, faceva l'impossibile per farlo capire agli altri, senza doverlo dire lui esplicitamente. E ricordo una volta in cui al telefono mi sentisse, diciamo così, si parlava di queste cose, io sentì la reticenza e dissi: va bene, io ti dico la mia fantasia, se tu pensi che sia una sciocchezza, metti giù il telefono, se invece pensi che ci sia una cosa ragionevole, resta in linea. Dissi la mia fesseria, dopodiché disse: Martin, sei ancora in linea? Dice, sì. Quindi, non so, prendetela come volete. Allora, entriamo nel nostro argomento. Mi colpirono in quegli anni 90 le seguenti caratteristiche. 1. Il carattere estremamente irrazionale dell'opposizione alla fusione tedesca. Cioè, sembra un partito preso, non solo, ma che si accompagnava anche all'intimidazione. Cioè, e a quell'epoca ingenuo dice: vabbè, ma nella peggiore delle ipotesi abbiamo detto una fesseria. Non sono, non è la prima fesseria che si dice nella storia della scienza. Se è una fesseria, col tempo sparirà come tante fesserie. No, noi non avevamo detto solo fesserie, eravamo dei fraudatori, dei fraudolenti, dei delinquenti. Dovevamo essere licenziati, no, licenziati e poco, arrestati, fucilati. Dopo una ostilità paurosa, soprattutto da scienziati di cui si sapeva legati in un modo o nell'altro all'apparato militare. Simultaneamente, però, i giornali si riempiono dei rapporti di strane armi, di strani oggetti usati, che cominciano a essere usati nelle guerre del Medio Oriente, nei Balcani e anche in Cecenia. Cioè, anche i russi sono coinvolti. E armi di che natura? I carri messi fuori uso dalla prima guerra del Golfo in poi non erano più riconoscibili nella loro silhouette, erano diventati dei blob di metallo fuso. Un carrapato pesa sulle 40 tonnellate. Fondere 40 tonnellate d'acciaio richiede un'energia nettamente superiore a quella che un normale proiettile convenzionale può usare. Non solo, si trova che questi metalli spesso e volentieri erano radioattivi. Poi vedo in una trasmissione della televisione francese in cui si faceva vedere una scena in un ricovero antiaereo di Baghdad, questa è sempre la prima guerra del Golfo, in cui un missile lanciato da un aereo aveva forato una barriera di cemento di alcuni metri, ma quello che si vede è che sulla parete c'erano tre ombre di persone volatilizzate. Finora nella storia militare queste cose sono state fotografate solo a Hiroshima. Cioè, una si vedeva che era una donna incinta, si vedeva chiaramente il pancione. Cioè, persone che al momento dell'esplosione sono state volatilizzate, no? Quindi vaporizzate, quindi nessun esplosivo convenzionale è capace di vaporizzare, di ridurre allo stato di vapore in una persona. E però, dato che il processo ha richiesto un minimo tempo, in quel tempo la persona faceva ombra, per cui la fotografia, la parte coperta è rimasta in ombra, perché diciamo, il flash di raggi gamma emesso è durato un tempo molto più breve. Dopodiché, quando uno va là, vede l'ombra disegnata sul muro. Cioè, vedete, in quel ricovero di Baghdad è successo una esplosione nucleare. Però a questo punto sorge la contraddizione: ma noi sappiamo che le bombe atomiche o distruggono un'intera città o niente. Questo ha distrutto solo questo palazzo e nient'altro. Cioè, è una mini bomba, ma una mini bomba ha una contraddizione, almeno sulla base della fisica nucleare conosciuta, ed è la massa critica. Adesso immaginate di mettermi nei panni di uno stratega militare, il quale a un certo punto fa la domanda in genere: ma ci sta un modo
per far ottenere un processo di fissione nucleare allargata, quindi una reazione a catena, cioè una reazione che coinvolga simultaneamente molti nuclei fissi di uranio al di sotto della massa critica. 1400 kg di uranio naturale esplodono con la violenza di 20.000 tonnellate di tritolo, 1400 kg. Quindi 1400 grammi, cioè 1,4 kg di uranio naturale, esplodono con la violenza di 20 tonnellate di tritolo, sembra un bel botto, e 140 grammi di uranio naturale esplodono con la violenza di 2 tonnellate di tritolo. Risultato: un proiettile di 140 grammi di uranio naturale è equivalente a una cannonata di un grosso calibro di una corazzata della Seconda Guerra Mondiale. Un militare a casa, quindi questo è interessante per me, perché io posso ancora scalare, invece che 140 grammi faccio 14 grammi, ottengo sempre 200 kg di tritolo. Insomma, io con un... avete conto che una granata d'artiglieria da campo medio su 50 kg. Quindi io con un colpo di pistola ottengo l'effetto di una cannonata. Questa si chiama arma di interesse. Il processo che vi descrivevo all'inizio. Allora, a cosa dà luogo? Prendete dell'uranio naturale. Questo uranio naturale, supponete che lo carichiamo di deuterio, rimanendo appena al di sotto della soglia a cui scattano le fusioni. Quindi è non può, a questo punto è non può. Dopodiché ci mettiamo attorno una piccola carica esplosiva, di esplosivo convenzionale, che serve a dare una compressione al momento dell'uso. Oppure uno può speculare se il proiettile spara a gran velocità sulla compressione derivante da un urto col bersaglio. Insomma, sono possibili, varie possibilità. Allora, il proiettile viene sparato, colpisce il bersaglio, o la compressione dovuta al urto, o l'esplosione di una carica esplosiva ausiliare comprime l'uranio in maniera che la soglia di deuterio eccede la soglia della fissione fredda. Parte la fissione fredda, produce il campo di 16 MeV che schioda il nucleo di uranio, un po' di nuclei di uranio, solo quello 235. Capite che non è necessario farlo particolarmente puro, perché dato che non è un fenomeno particellare, ma è un fenomeno ondulatorio, c'è un campo che scuote, allora i 238 restano come sono e i 235 si rompono. Risultato. Allora, e poi c'è il botto, naturalmente. Risultato. Il botto può essere efficiente, perché come si vede dall'esperimento fatto con i nuclei di palladio, il procedimento sui nostri catodi di palladio dava luogo alla fissione del 10% dei nuclei di palladio presenti nella zona dove è una buona percentuale. Tenete conto che nelle esplosioni nucleari tipo Hiroshima è stato calcolato e l'1% dei nuclei ha più di fissione, l'altro 99% viene. Benissimo. Allora, a questo punto supponete che adesso voi andate sul campo di battaglia, quindi chiaramente l'effetto è limitato perché è l'equivalente di 2 tonnellate, quindi voi avete distrutto un carro armato, avete distrutto un edificio, ma non un'intera città, perché l'effetto è contenuto. Supponete che andate sul posto, trovate uranio, naturalmente, e lo trovate, come lo trovate questo uranio? Lo trovate impoverito, naturalmente. Perché? È perché un po' di nuclei di uranio 235 hanno fissionato. No? Allora non è che quella, come i militari per depistare, dicono, ah sì sì, è vero, dato che l'uranio è molto denso, noi per dare una bella botta al bersaglio facciamo i proiettili di uranio, così. E dato che ci troviamo per ragioni pratiche un sacco di uranio impoverito che non costa niente, usiamo l'uranio. No, questo è un depistaggio. L'uranio non era impoverito prima, si è impoverito al momento dell'urto. Capite? È diventato impoverito, all'inizio era uranio naturale, vabbè, nulla osta. Ovviamente se uno vuole fare più piccolo il proiettile può usare anche uranio debolmente arricchito. Cosa? Perché è chiaro, uno guadagna un po', cioè se invece di usare l'uranio naturale con 7 per 1000 usasse un uranio debolmente arricchito, che è il 2%, per esempio, ottiene dei fattori di scala,
che probabilmente è quello che è accaduto al proiettile israeliano hanno trovato a Fiam, in cui supponete che fosse arricchito, spariamo un numero a caso, il 2%, ne è fissionato il 10% di questi nuclei, quindi alla fine il risultato finale è un uranio che è ancora un po' arricchito rispetto al livello naturale. Questa può essere la spiegazione, perché capito, non ci sono altre spiegazioni. Arricchire l'uranio in officina costa moltissimo, insegna adesso il caso iraniano. Sarebbe una stupidaggine assoluta, appunto, fabbricare con l'uranio arricchito un proiettile non nucleare. Se là c'era uranio arricchito, vuol dire che c'era qualcosa di nucleare. C'è poco da.